l'Inter prova a riavvicinarsi al Milan. Questo è il primo dei due recuperi che dovrà giocare la squadra di Leonardo per portarsi a quei 3 punti potenziali di distanza dai primi della classe. Uno contro uno di Eto'o. Rientra Eto'o. Nessuno che si muova. Poi Milito, Milito ancora Eto'o. Eto'o. E... 1-0. Sempre lui. Sempre Samuele Eto'o. Stavo contando Leonardo che diceva alla squadra di salire, erano rimasti davanti solamente i 3 giocatori d'attacco, ma è stato sufficiente. Eto'o che riparte, uno contro uno di Eto'o, stop and go su Ceccarelli, dentro pallone Pandev, Diego Milito, 2-0. È troppo bravo nell'uno contro uno, non riescono mai a tenerlo, e poi gli inserimenti del trequartista, in questo caso Panda è fatto molto bene, ma quando hai un giocatore come Eto'o. Maicon, pronto al traversone, è un tiro in porta, che termina fuori non di molto. Menez si gira, vede l'appoggio a destra, trova Ceccarelli. Ceccarelli va al traversone per Bogdani che la mette giù e si gira, Arion! Bogdani! 2-1, gran gol di Bogdani. Nessuno ha accorciato su Bogdani, che ha avuto tutto il tempo di stoppare questo pallone di petto e girarsi dentro l'area di rigore. Jimenez, ancora Ceccarini alle spalle di tutti, Emanuele! Ceccarini! 2-2! Non era facile tenere questa palla bassa, secondo me l'inserimento è coi tempi giusti, secondo me non c'è fuorigioco. Ha tagliato Maicon, ecco il pallone per Maicon, fuori per Kivu, esterno sinistro, salvataggio sulla linea. Maicon. Arriva il traversone per Cristian! Kivu! 3-2! Si è inserito anche lui, ha mollato la propria posizione, l'ho detto prima, attaccano tutti! Adesso rientra, eccolo, eccolo, destra di Eto'o, alto sopra la traversa. Va comunque al cross Cambiasso, basso, poi subentra ancora Cambiasso, la mette dentro, deviata, Pandev, Eto'o ha quasi spaccato la porta. Jimenez fa tutto il campo, Jimenez con il destro. Ceccarini. Fuori gioco di Ceccarini, secondo giallo e rosso per Ceccarini. Va via Gelobi, in area di rigore Gelobi ancora, resiste Obi dentro e Pandev non riesce a metterla. Ceccarelli la mette giù, non riesce a calciare, apre per Caserta, posizione regolare, il dribbling di Caserta, l'altro traversone, bucato da tutti, fallo di mano di Kivu e poi Budan alla palla gol al 35esimo. Il pallone per Parola che fa passare, triangolo dentro, ancora il pallone per Budan, Budan! L'arbitro manda tutti sotto la doccia con un po' di affanno, Inter batte Cesena 3-2. Si ricomincia a sentire profumo di scudetto? Sì, una squadra come l'Inter deve pensare sempre a conquistare questi traguardi. Però sappiamo che è ancora difficile, perché se appunto da Milan non è facile recuperare...